باقي الله ما خش غير تمام بيوجه له sai L'Italia era un paese agricolo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale ha scoperto l'industrializzazione e quindi ha rifiutato le sue radici agricole essenzialmente. È un circolo vizioso perché per finanziare la metropolitana si garantiscono altre cubature che portano altri abitanti e che renderebbero quindi quella metropolitana appena costruita già insufficiente. Se voi leggeste la proposta del comune, sembra fatta da uno studio di costruttori. L'immagine del sindaco Amore che offre il petto ad ipotetico fuoco nemico fa il giro del mondo, diventando l'emblema stesso della sua lotta al narcotraffico. A dispetto del suo tono ieratico, Nicolino non è certo l'unico a tenere gli occhi aperti. Sulla terribile minaccia rappresentata dai narcos, c'è chi non perde l'occasione di far sentire la sua voce. Dopo questi anni di politica proibizionista, la droga per la strada si trova dove e quando si vuole. Qualcosa che rende le mafie simpatiche, perché ti forniscono la cosa che lo Stato ti vieta. I am against drug prohibition. I think that it just gives the profits to criminals and acts as a huge incentive for crime. So I would favor legalizing all drugs. There are estimated to be 40,000 users of 11 tons of Mirat to the streets of San Diego. Plant-based drug is imported to Britain every day. በብዛት እጫትላኪዎች እኛን በዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነው ማለት ነው። አዎ የሌሎቹም ያው ሊካሉ እኛ 45 እስከ 50 ነው የምንልከው። መናስቲን ያረደ አዱኛ ዘቲን ቢደደ ኢላሃሙ ብራተሊራ ታሪለት ነገሉ ዘከተ Thank you.